Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate sulle onde sonore di Interviste Improbabili. Oggi appuntamento davvero senza confronti di sorta, siamo in compagnia di Stefano Lavoratori, che salutiamo, imprenditore visionario di cui onestamente ho pure un poco di timore, un uomo che ha riscritto come in una favola il nostro futuro. Lo ha riscritto per rendercelo più gradevole, più piacevole, meno inquietante, insomma, ci ha preparato per un viaggione. Signor Lavoratori, lei è famoso per essere stato uno sperimentatore dietetico. Ricordiamo che è stato fruttariano, poi vegetariano. Aveva i capelli lunghi e la barba incolta e andava in giro per le banche a chiedere credito scalzo, quando tutti erano invece in tiro anche per andare a comprare le noccioline. Si faceva anche di acido. E se sì, che viaggi si è fatto? Lei ha mai tenuto in mano una mela senza mangiarla? L'ha mai alzata alla luce e osservata bene per più di 5 minuti? La mela. La mela è un mondo autonomo, completo, bellissimo, un organismo perfetto che contiene al suo interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Nient'altro. Solo la mela. Eppure la gente passa il tempo a sfamarsi con robaccia manipolata, nutrendosi di cadaveri. Il mio mondo è come la mela. È perfetto. Famose sono la sua ricerca di perfezione e quella che si può tranquillamente definire un'arte nel trasformare anche il lancio di un tostapane in una performance teatrale. Il giovedì è il giorno di Giove. Lei invece l'hanno definita una persona mercuriale. Cosa significa? Le definizioni non mi soddisfano mai, sono approssimative, imprecise, inesatte, superficiali. La mia etica del lavoro non mi permette di accettare ciò che non tende alla perfezione. E chi lavora con me non deve sposare la mia stessa filosofia, perché io me ne accorgo se non la pensi come me. Se non ambisci alla perfezione, i mediocri li riconosco al naso. Al muso, un po' in giro, li stanno sempre, li stanno. I mediocri, che se c'è una cosa che mi manda in bestia, è la mediocrità. Lei è uno dei pionieri nel campo della tecnologia. A questo proposito ho due domande. La prima, se la puzza di sudore ha influito quanto sul suo successo come imprenditore. La seconda, perché ha voluto fregare il suo amico. Ecco, questa cosa della puzza è una calunnia bella e buona. Ma mi dica lei come faccio a sudare io che mangio solo frutta e verdura? No, me lo dica. No, ma senta. No, Veramente io senta, no, adesso ci tengo, non lei deve vorrei. sentire. Sembrano ascelle che puzzano queste. Ha giusto un retrogusto No, aranciato, no? diciamo Ma per nulla fastidioso, concorda? assolutamente sì, È che scusi. quando uno raggiunge il successo, si farebbe di tutto per screditarlo. Poi la cosa della fregatura, ma sai che non me la ricordo? Ma cioè, è passato del tempo, eh. Cioè, io mi sarei intascato anche la parte del. No, ma non credo. Ma no, ma che poi erano le lire ancora, eh. Ma sarà stato il prezzo di un caffè, ma ora è passato del tempo. Ma sai che non ricordo bene? Quando incontrò Bobby Solo per il lancio del suo music store online, come fece a convincerlo a farle da testimonial? Ma vede, contrariamente a quello che si può pensare, il Bobbone nazionale è un artista con un gran passato, ma ancora interessato al futuro, ancora interessato al futuro. D'altronde non credo abbia nemmeno superato gli 80. È bastato fargli capire che il futuro lo decido io. Sono io che dispongo il futuro. Il futuro obbedisce. E lui si è convinto all'istante. Poi, insomma, lascia perdere che la milionata che ha voluto in piccoli tagli, poi alla fine è stata una pura formalità, eh. Gianni Gatti, il suo acerrimo rivale e financo amico di lunga data, ha sempre pensato che lei sia fondamentalmente strano.
cioè capace di dire a una persona sei una merda mentre cerca di sedurla. Lei cosa pensa di lui, di gatti, intendo? Ma Gianni è Gianni un buon marito, lo sanno tutti. E anche uno spendaccione di livello internazionale, ne hanno goduti in tanti. E certo, ha un gusto in fatto di yacht, ma come imprenditore è limitato. Gli manca la magia. Nel nostro mestiere, se non è inventiva, sei un mediocre. Il tostapane. Con lui il tostapane è rimasto un oggetto del passato. Senza bellezza, senza armonia, senza eleganza. Il mio tostapane è un oggetto con una vita. Il mio tostapane non fa solo toast. Lui conosce i tuoi gusti, sa interpretare i tuoi umori, conosce il tuo linguaggio. E non hai nemmeno bisogno di chiederlo un toast, che lui te l'ha già sfornato. E con i cetriolini, come piace a te. Oggetti che nessuno aveva mai immaginato, lei li ha immaginati, li ha elaborati, li ha prodotti. E poi all'ultimo momento, prima di andare avanti con la produzione, guardando il soffitto si accorge che la cosa non funziona e cambia tutto, tutto da rifare, da zero. Ma come fa a riuscire a non farsi ammazzare per questi improvvisi cambiamenti? Ma vede, è tutta una questione di organizzazione del lavoro, pianificazione. Se una cosa non è come la penso io, va rifatta. Se una cosa non è perfetta, va rifatta. Se una cosa non assomiglia al futuro, si butta via. A casa mia si fa come dico io, altrimenti vi fate un'azienda tutta vostra e fate come vi pare, intesi? Il fatto di essere considerato una persona sgradevole che manco l'onorevole Cavalier Conte Diego Cattelani non le ha mai fatto pensare che la bontà e la generosità le avrebbero dato ancora maggiore successo? La bontà è dei mediocri, la generosità è dei perdenti. Buono e generoso, lo vada a dire a Gianni, per favore, che ci ha costruito una reputazione lui su. Io non ho bisogno di essere buono. Michelangelo era buono, Leonardo era generoso, Van Gogh era bello. La perfezione è una meta che va raggiunta senza zavorra. Buono e generoso. Ma va là, va là, va là. Bene. Ringrazio con tutto il cuore in entrambe le mani, signor lavoratori, per averci concesso il suo tempo che sappiamo essere estremamente prezioso, visto che la sua società, nata in un piccolo garage, in un piccolo paese di provincia, oggi vale quasi 1.000 miliardi. Rinnovo a tutti e a tutte l'invito di scaricare, condividere e commentare il nostro podcast, come si usa dire in ogni finale di trasmissione. E vi lascio con un caro saluto e a presto sulle frequenze di Interviste Improbabili.